Ciao ragazzi, mi dispiace se ieri non ho fatto in tempo a fare un video. Scusate se sentite i rumori, sono un po' stanco. Quindi... Occhio! Regà! Va di vista l'azione. C'è l'autore, forse è in fuorigioco. Si sta aspettando, raga. Perché non lo so. Contro la questione. Oggi comunque di action Callery Intern. E forse è fuorigioco. Aspettiamo. Il 28esimo è iniziato la leva, al 28esimo minuto. Occhio! Non è gol? È gol? È gol! È gol! Oh, è gol! È gol, è gol! Raga! Lautaro Martinez! È gol! Questo è gol! Buono! È buono! Forse è stato gol di Cherry, poi non... Questo è gol di Cherry! Dove è andato a fare il gioco? Questo è buono! È gol dell'Inter! Si ricomincia! Questa che è buona, è gol! È gol! Che gol! Alla mezz'ora l'Inter fa gol! Gol viene giudicato Lautaro Martinez, forse è stato gol di Cherry, però viene giudicato gol di Lautaro Martinez. Ma comunque il gol è gol. Comunque stavo per dire, oggi faccio la reaction, un video più lungo del solito. Qua partita speciale questa. Per Nainggolan e Barella, che sono gli ex di questa partita, Nainggolan per il Cagliari, Nainggolan è l'ex dell'Inter. L'ex del Cagliari è Barella. Tanto parla del Cagliari. Oggi sì, faremo un video più lungo. Più lungo il video, ma è porco. È sempre un video. Io mi sto per cadere il telefono. No, domani vedi i premi della Bundesliga di questa giornata. Però no, spoiler. Spoiler saranno domani. In 30 minuti ed è 1-0 per l'Inter. Il pitastri lo trovo mattina. Ok, viene giudicato suo. Tretti dell'Inter, 2 del Cagliari, tempesta per l'Inter, 0 del Cagliari. Qua Lukaku, la palla che va. Palla indietro per Olsen, forse un po' di schiena. Dall'altra parte c'è Candreva, manda in fallo laterale per il Cagliari. Questa è la mia prima reaction. Già, perché io ho cominciato il canale YouTube martedì, durante Inter, martedì, il giorno dopo Inter-Lecce. E quindi non ho potuto fare la reaction di Inter-Lecce, anche perché le partite dell'Inter su DAZN non le posso fare perché ancora non ho DAZN, ma farò del mio meglio per provare ad avere DAZN. Scusatemi se qui c'è un po' di luce. C'è ancora il ventilatore, il mio caro ventilatore, presentato anche al Cagliari, un tiro. Handanovic sicuro. Si riparte. Riparte l'Inter. Là dentro. Per Lautaro Martinez. C'è Lukaku! Non arriva il pallone al giocatore belga. Non mi è cambiato. Cagliari Inter, raga.
Comunque, intanto vi voglio parlare della partita di ieri, che davvero Juventus-Napoli l'ho guardata. Io non ci ho fatto la reaction perché io faccio la reaction solo di partite dell'Inter. Cioè, 4-3 per la Juve. Cioè, all'inizio ha fatto 3-0 la Juve con i gol di Danilo prima, poi Wayne e Ronaldo. Il Napoli incredibilmente ha fatto un grandissimo secondo tempo, ha fatto 3-3, i gol di... chi erano? Manolas, Lozano, un altro gol al debutto per lui, e di Lorenzo, 3-3, all'ultimo minuto la decide ancora Koulibaly, ma stavolta per la Juve, perché ha fatto un altro gol clamoroso, e il 4-3 per la Juve. Comunque, partita incredibile. Parli il calo di recuperino all'Inter. Nessuno sta giocando tanto benissimo questa partita. Sta giocando più bene l'Inter, però più oggi c'è proprio fare sta reaction. Non so se è stata idea seccatissima, perché sono stanchissima, là dentro per Sensi, un po' più lunga sta palla. Ok, Kaku prende la palla davvero bene. Oh, cazzo, si è buggato per un attimo la televisione. Non so perché c'è caldissimo oggi. Rispetto a ieri che da me pioveva un sacco, oggi caldo, un po' c'è Pitelli rischia su Doric. Ma recupera palla l'Inter con Candreva. Un fallo sul Giopezzo inesistente. Comunque, raga, adesso non ve lo posso fare vedere perché sto facendo il video col telefono, però se posso ve lo fa, cioè se posso ve lo faccio vedere, perché oggi per sbaglio ho pestato il mio telefono e quindi è tutto rotto. Non so se potete vederlo. Infatti fare sto video con sto telefono rotto non è proprio il massimo della vita. Comunque, inizio battuta, c'è dal calore. Smengola. Bravo Vesino. Ma voi, scrivetemi se preferite, se credete che Nainggolan faceva meglio, ha fatto meglio all'Inter o faccia meglio al Cagliari. Scrivetelo. Nainggolan calcia murato, sospeso dentro, no! C'è dentro lo specchio della porta, là fuori c'è. Questa volta grande occasione per Cagliari, tiene l'angolo ammurato, c'è cioè, Giorpito che trova Cervi, che si vuole fare le mano, che fa le mano, ma non è manco mano. Replay, cioè è van, ma ho capito cazzo, e si va, non c'è fallo in mano. Se potevo prendermi male, perché cazzo l'ho presa minimamente con il braccio, credo che era D'Ambrosio, però non credo ci sia Sanchez. Secondo me è in panchina Sanchez, perché Conte ha detto che Sanchez contro il Cagliari ci sarà, ma credo in panchina. E c'è Godin. Ah, o forse per questa partita non è pronto Godin e mettono Ranocchia e D'Ambrosio. Forse Godin e De Zay non sono ancora pronti per questa partita. Infatti questa è Ranocchia.
Edo, pičet tam dodo. Tam dodo per pezzi. Canzeva meno bravo. 3 minuti alla fine del primo tempo. Una trada per l'Inter. Lautaro? Messo giù? E c'è fallo in favore dell'Inter. Calcio e punizione, dice Maresca. Però quanto godo vedere Luca qua all'Inter. Quanto godo. Scusate se oggi non ho la male l'Inter, però non so dov'è. E alla male. Però sì, la zona la metto verso il secondo tempo, l'intervallo. La metto. La male l'Inter dopo. Ecco. Comunque per il finale di primo tempo adesso vi dico tutte le partite di Serie A che stanno facendo. Un giocatore del Cagliari l'ha mandato in calcio d'angolo, ho visto se da Cepitelli, guarda qua, colpiti di testa di Sino, un giocatore del Cagliari poi l'ha mandato in calcio d'angolo. Gio Pezzo. È Gio Pedro che l'ha messo in calcio anche l'ottese lui. C'è Pitele Clavan. Comunque l'Inter, gli ultimi anni sta soffrendo e non poco contro il Cagliari. Sì. Dentro! Chiude di noi in calcio angolo stavolta lo stesso Clavan che l'ho nominato prima. Clavan. Lukaku. O Lukaku comunque gli angoli domina. Da dentro, deviata, Samoa, forse, no non forse, con un fallo, è giallo per la Samoa. Ok, un minuto, neanche. Più recupera la forza tempo. La Samoa. Perché ultimamente le gambe sulle spalle e cogliali indietro a morire dentro l'area di rigore per andare a recuperare, sennò uno deve sacrificarsi. Dico due cose, la prima che i danni per il coordinamento non sono pensati effettivamente tre, non dire una, anche su questa valutazione mi sento di essere d'accordo con Maresca, la seconda è che il coordinamento lo puoi anche concedere appena degli altri non si presentino più la scorsa. Sì, malissimo. Rimessa laterale per l'Inter, tra poco vedremo il recupero e ti fa il calore, non ho preso credo del calore. 3 minuti di recupero, 3. Per un primo tempo è anche tanto, perché adesso per il primo tempo danno un minuto di recupero, per il secondo tempo danno tanto di recupero. Adesso palla domina l'Inter, questa palla 53 a 47 per l'Inter. Pisacane la manda in fallo laterale. Ah, comunque non mi ricordo se ve l'avevo detto inizio video, ma scusatemi se ieri non sono riuscito a fare video, ho proprio non avevo tempo, ma di sera ero a cena via e pure cioè pure il pomeriggio non avevo tempo, quindi scusatemi tantissimo, ma non avevo proprio tempo di fare video. Al limite Nengolan. Io comunque cioè dico
Da interista con Pone Ngolan al Cala di Mifre Paura. A parte che il Cala ha fatto un altro mercato. È stato un po' sfruttato la partita contro il Brescia. Il Cala ha fatto un altro mercato. Se al fondo per l'Inter praticamente è finito il primo tempo. Tutto manca. Manca un minuto. Forza Inter. Occhio all'Inter che parte, palla dentro per Lukaku, vantaggio, i tre giocatori del Cala di 3 contro 1, la può fare Lukaku anche se è tanto fisico, cosa può fare in 3 contro 1? Si sbuca, danza in pallo. Il Cala di però rischia qua. Qua Samoa. Rocca se ne va appena da Samoa. Torna indietro il Cala di che un po' qua rischia. Sta lì. Occhio, cross. Allontanato. E forse con un braccio? Fischia Maresca. Cioè, prima ha fischiato l'arbitro, alla fine. Cioè, ti ha fischiato il calcio di punizione per l'Inter, e poi per un tocco in mano a un giocatore del Cagliari, e poi la fine del suo tempo. Una 0 per l'Inter. Era di Nainggolan il tocco in mano. Comunque, raga. Niente, io per ora stoppo qua, non stoppo il video, stoppo, ci rivediamo per il secondo tempo, intanto mi metto una maglia all'Inter, ciao!